la passerella sarà uomo e donna, no? Usando sempre lo stesso tessuto. Il tessuto è pensato in maniera molto sport che diventa glam. Non vuol dire sport, non è cinico, ma sono tessuti sportivi resi, ricamati, estremamente, estremamente glam. Io ormai non è la prima collezione, di conseguenza lo stile lo seguo. Il nuovo è cercato in un Made in Italy molto sofisticato e molto ricercato. Questo è il mood in cui ho lavorato. Ecco, un'eccellenza non classica. Glamour with a bit of rock and sports. So it's a guy, it's a young man, and he's kind of a bit of a rock star. So the personality of the haircut, the hairstyle, so the feeling is, it's been a little bit outdoors, but in the sports sense, but with a rocky texture. So it's worked over to the sides, and it's a little bit eccentric. My name is Mattia Haneke, and we're backstage at Ermano Cervino. For my first look, I have this jacket that's going over a blue turtleneck and blue pants, and it's very comfortable. Hi, I'm Alex Lee, and we are in the backstage of Ermano Cervino. I just have that stripey pants, and then like a black turtleneck, a little fur, and then this coat. I think that Ermano Cervino is still doing a man who is a man, and that is something remarkable in this period, because, you know, did you see, it's a kind of different direction, mixing genders, and he still likes the man dressed as a man. Io seguo Cervino da tempo, sia la collezione uomo che la collezione donna, e devo dire il percorso che sta facendo è di gran qualità. The beautiful meaning of the Ermano Cervino shows is that every time I have a new kind of man, then the inspiration is our core business, our DNA. But every time is a different way to express it in an art, in a different art way. È stato uno show veramente innovativo per Cervino, nel senso un'idea un po', diciamo, geniale, mischiare così questo mondo femminile, fra parentesi, che poi non è femminile perché è un gusto molto assemblato e diventa molto maschile.